Mister Conte, pronto mister? Un capitano, c'è solo un capitano. Canta. Capitano. La voce mister, Alessandro la voce. Del Piero, Ale, è la cosa più bella che c'è. Vabbè, 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 no, vabbè contento, giusto, mister. Giusto. E questo è fuori dubbio, Ale. Vabbè, 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 fuori dubbio, ok. Buona, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno mister. C'è sta entusiasmo, questo è fuori dubbio, questo è importante sotto tutti i punti di vista, c'è un entusiasmo importante. Eh beh, giusto, giusto, insomma, siete capolisti, insomma, esatto, scusate che sono... Siamo già a Cesena, sono cesenatico. Già arrivati. Dov'è, mister? Sono a Cesenatico. Cesenatico. Ricordiamo la trasferta di Cesena di domenica contro esatto. appunto il Cesena, guardate ultimo in classifica. Non vi sento bene che sono in motorino. No, non si può andare in motorino col cellulare, mister. No, ma non è che sto guidando io, eh. Io sto guidando sti barciccia. Ma no, ma a parte che sti garribbia. Ah, sti barciccia suona col clacson, suona, basta, dai. Basta. Fai sorpasso sti barciccia, sorpassa come sorpassiamo in campionato, dai, sorpassa tutti, bravo sti barciccia. Già, sorpassa vitali. Quello che mi sa che è milanista, no, sorpassalo sotto tutti come i punti fa a sapere vista. Che è milanista? È pelato, quello sembra Gagliani. Ma no, no, sorpassa, no, è sorpassa mister, il pelato, basta. È fuori dubbio che lo sorpassi, bravo sti Gigia. Sì. suona salutate calma, mister, la capolista calma. Salutate la capolista. Ma ecco, vabbè mister, si calmi per cortesia, di solito è più pacato, scende dal motorino che poi è anche pericoloso, eh. C'hai ragione, mi sono fatto prendere un poco dell'entusiasmo, questo è fuori dubbio, sti Gigia, lasciami giù, lasciami qua la spiaggia, bravo. Ma com'è la spiaggia? Ma dove siete mister? Siamo Cesenatico, te l'ho detto. Adesso ma voi pensavo così, un campo da calcio. No, c'è tutta la squadra che si è ritrovata, tutti i miei calciatori. Ma dove? In spiaggia, qua Cesenatico. Ho deciso di lasciare i miei calciatori un giorno di riposo, un giorno di relax, perché stanno giocando molto spesso, sono molto stressati, quindi c'è tutta la squadra con i dirigenti, i calciatori qui in spiaggia. Ah beh, una bella cosa, insomma. Scusa un attimo che devo congedare sti barciccia. Puoi andare sti barciccia, suona sti barciccia. Sti barciccia, prendimi un gelato. Bravo, gusto importante. Ma che gusto è importante? Ecco appunto, adesso vengo qua in spiaggia che c'è tutta la squadra, qui il cospetto, ho convocato tutti, anche Krasic, anche Grosso. Anche Krasic si è portato, che bello. Esatto, un clima di appartenenza alla squadra, questo è fuori dubbio. Che sono qua in spiaggia, sta arrivando l'estate per promuovere un mio nuovo prodotto. No, basta. Allora, ancora così sciampi, ha fatto la lacca, basta, le caramelle di Paolo. Ho detto nuovo prodotto. Arriva l'estate, in spiaggia si usa molto il cocco e quindi ho introdotto il cocco conte. Ma cos'è il cocco conte? Il cocco conte, il cocco importante dal gusto arrapante. Ma no, vabbè, è un brutto slogan, è orribile. C'è sta Milo Squad che sta portando il cocco, 155 kg di cocco. Quanti? 155 kg, li sta trascinando sulla spiaggia. Dai Milo, strascina il cocco. Adesso... Ma poverino, ecco perché l'ha portato. Scusate che devo lavorare, devo fare del merchandising, scusate. Cocco, 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 bello cocco. Se non mangi cocco bello non ti cresce più il capello. Ma cocco, no, che brutto. Cocco bello cocco. Signora, vuole un po' di cocco? Ma chi è? Sotto tutti i punti di vista vuole un po' di cocco. È fuori dubbio che me lo compra. Brava signora. Ma brava. Che... Vabbè, ecco, le regalo anche uno shampoo Conte in omaggio. Ah beh, no, gentile, beh, detto un'offerta, che... devo un'offerta, dire. Ma chi sì. compra il cocco per lo shampoo poi? È tutto collegato, è tutto collegato. Vabbè, ecco, signora, prendo un po' di shampoo anche perché adesso che arriva l'estate il capello si disidrata. Brava, brava signora. Mister, beh, comunque volevamo... Vuole anche un po', vuole anche Milos Krasic. Ma no, cosa fa? Vende anche Krasic. Sa fare il badante pure. Le fa le faccende a casa, le fa la spesa. Fare il calciatore. Mister, ma parliamo di calcio. Deve prendere il pane la mattina. Niente, non vuole Krasic. A chi lo diamo Krasic? Vai Milos, continua a vendere il cocco. Ma cocco mister... bello cocco. Ma mister, no, vabbè. Mister, adesso volevamo fare comunque complimenti per l'unione che c'è nella squadra, insomma, giusto. Tutti uniti, poi siete tutti lì a Cesenatico tutti insieme, in spiaggia, rilassare, esatto. Bello come immagine. Una bella insomma. Immagine, qua c'è sta Beppe Marotta che sta giocando racchettoni con Gigi Buffon. Oh. Si sta ah, che bello. Sono delle belle immagini. Devo dire che sono tutti qua tranne un giocatore, come? Un calciatore. Ah, chi? C'è un calciatore che... Qualcuno che è fuori dal coro, come Marco Boriello, non è qua con noi. Sapete che noi siamo qua a Cesenatico, lui invece si trova a Milano Marittima. Con Milano Marittima. Perché sarà ospite stasera e domani della serata del Papete. Ma no, la discoteca Papete l'ha invitato come tronista. E lui no, è un tronista, basta. Sapete che lui, la sua vera passione è il tronismo, l'arte del tronismo. Lui, il calcio è più un hobby di secondo livello. Ma non è vero, mister. Fa delle scampagnate quando gioca a pallone. E io devo ringraziare pure Marco, Ah, perché certo, perché mi sta dando una mano a promuovere lo shampoo Conte, questo è fuori dubbio. Ah, e stasera e domani lo promuoverà il Papete Marco Boriello. Ma no, esatto. Sì, e testimonia e ha lanciato un nuovo slogan per lo shampoo Conte. Ah. L'ha inventato lui, uno slogan molto fine, molto elegante, che mi è piaciuto, che rappresenta anche un po' la sua persona. Sì, che slogan è? Fa più o meno così.
usa shampoo Conte, fai come Marco Boriello, perché è la fica e ci piace il capello. Ma no, no, ma no, che brutto. No, molto non elegante, è uno slogan molto elegante e molto di classe. Non è molto elegante, non è di classe, questo è fuori assolutamente dubbio. Comunque, prima di chiudere, mister, una cosa che riguarda la società. Ecco, no, arrivato insomma. Steve Barciccia, bravo, suona, hai preso il gelato, bravo, gusto importante. Grazie Steve Barciccia, vai a farti un giro. Sorpassa tutti, fai vedere che sei la capolista, bravo, sorpassa. Ma cosa sorpassa cosa? Tutto rosso, Steve Barciccia, sta rosso, e sta rosso il semaforo. Quello è tipo un toro, vede rosso e parte. Ma rosso no, devi no, fermare. No, in Sud America è così, il rosso va. Ma non, non è vero, mister. Steve Barciccia va piano. Comunque, scusate, mister, a proposito, tornando un po' a questa domanda che dovevo fare sulla, sulla società, no, Agnelli ha presentato in conferenza stampa il nuovo sponsor, che sarà Jeep, no? E volevamo chiedere se lei è soddisfatto di questo sponsor. Ecco, dato che poi, insomma, sappiamo che c'è l'Apo dietro tutto questo, volevamo parlare direttamente con lui. Allora, io sono molto contento di questo, sono soddisfatto. Più molto soddisfatto anche Steve Barciccia, ovviamente, di questa cosa. Sti Garribbia, ma poi perché Sti Garribbia è contento dello sponsor della Jeep? Cioè, sapete quello che ho pensato di motori, di macchine, di claxoni. Appena visto Jeep sulla maglietta, tutto esaltato. Non è vero, mister, no? Quindi Steve Barciccia è molto esaltato. Io, devo essere a dire la verità, sono rimasto un poco deluso, che mi aspettavo che mettessero Shampi Conte come ma sponsor. No, no, ma che ma ho capito, no, non voleva polemica, assolutamente. Non voleva polemica, no, ci mancherebbe, questo è un mercato libero, ci sta pure, lo avete visto anche voi. Ci sta pure qui Vidal che mi fa concorrenza col bagno schiuma Vidal. No, pure no, lui, non è quello. Un bel giocatore visto che mi fa concorrenza, ma è normale. E posso passare se volete l'Apo? Sì, grazie. Se ce lo passa che parliamo direttamente con lui. Aspetta che sta sul pedalò con Elia. Ma come sul pedalò? Vamos a la playa! Oh oh oh! Vamos a la playa! Oh oh oh! Ciao Lapo. Buongiorno! Buongiorno Lapo. Ciao, ciao ragazzi! Ciao! Good morning! Ciao a tutti! Sì. Bene, bene! Allora, ci parli un po' di questa. Sì, dunque, ebbi sì questa idea per di portare The Team sì al mare. Ah, una sua sì idea. Oh, sì, per rilassare la squadra. Sì. Tu di ideas of sì relaxing sì the sì team. Insomma, rilassaggio sì del team. Rilassaggio del team. Rilassamento. Così portabbi, no, decidebbi di portarbi la squadra al mare sì at the sky. No, the no sea. The sea. Sì, sì, the sky. No, no, sì, il mare, sì, sì, il mare. Sì, il mare, the sky. Niente, non capisco, sì, niente, la finezza non lo so. E abbi l'idea di presentare, to present, sì, questo nuovo, the new sponsor of sì Juventus, sì, sì, Cricket and Football Club. Cricket, non c'è, non c'è cricket, mi sa, però. Comunque, ragazzi, vado che oh sto giocando con Buffon e Marotta, racchettoni. Oh, goodbye and motherfucker. No, ecco, no, no, va bene. Vai con racchettone, Beppe, vai col racchettone. Va bene, grazie, grazie, mister, grazie, mister, state al mare con le chiappe chiare. Cos'è, no? Vamos a bailar.